È stato illustrato a Palazzo Ghirini di Alessandria il programma dei lavori per il quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona-Voghera. Nei giorni 24, 25 e 26 ottobre si terranno poi a Tortona, Pontecorone e a Voghera incontri con i cittadini che potranno valutare il tracciato dell'opera presentando osservazioni e suggerimenti. È un'opera importantissima perché è il naturale sbocco di quello che sono le tante opere che stiamo facendo a sud con il terzo valico dei Giovi, le opere di ultimo miglio nel porto di Genova, ma è come dire un tassello che va a sommarsi poi a tutte le altre opere che stiamo immaginando per il collegamento Genova-Milano, per il quadruplicamento dell'intera tratta. Sull'itinerario Genova-Milano ci sono tantissimi investimenti, complessivamente se parliamo di tutto il corridoio Reno-Alpi, Rete Ferroviaria Italiana sta investendo circa 10 miliardi di euro, di cui 8 miliardi e mezzo già finanziati, quindi insomma stiamo parlando di grandi investimenti. Il mio compito è quello di informare il territorio rispetto all'opera prima che venga realizzata. Siamo qua a un progetto ancora preliminare, quindi non è un'opera ancora finanziata, e l'idea è quella di raccogliere anche idee, suggerimenti dalla stessa cittadinanza. FI ha fatto una scelta, insomma, secondo me, dal mio punto di vista, molto importante dal punto di vista logistico proprio, e sicuramente è un elemento che per lo sviluppo del territorio è fondamentale. Abbiamo avuto anche molti riscontri da parte dei cittadini di attesa rispetto a questo intervento, che è un'opera che viene, insomma, citata da anni, una ventina di anni. Alla conferenza stampa erano presenti il presidente della provincia di Alessandria, Enrico Bussalino, il prefetto Francesco Zito, i sindaci di Tortona, Federico Chiodi, di Pontecorone, Giovanni D'Amico, l'assessore all'urbanistica del comune di Voghera, William Tura. In videoconferenza l'assessore ai trasporti della regione Piemonte, Marco Gabusi, e il dirigente di RFI Lombardia, Dante Scoccianti.